Bentornati a Tracce di Sport. Siamo sotto le tre cime di Lavaredo, uno dei luoghi più importanti dell'arrampicata mondiale. Queste pareti sono strettamente legate alle imprese di Riccardo Cassin, considerato il padre dell'arrampicata moderna. Ma ci racconta tutto Daniele Redaelli, amico e biografo di Riccardo Cassin. Tra Italia e Germania, sfida alpinistica, eravamo alleati con i tedeschi, ma c'era una grande divisione per chi conquistava più vie nelle montagne e nelle Alpi. E qui c'è stata una sfida più grande delle altre, c'era un problema irrisolvibile, la cima ovest di Lavaredo, la parete nord, una parete strapiombante che aveva respinto perché c'era un traverso, tecnicamente si chiama così, a un certo punto si saliva lungo uno spigolo, poi bisognava attraversare per molte decine di metri e per poi risalire nella parte centrale della parete, ma non si sapeva se dopo lo spigolo si poteva salire e dallo spigolo non si poteva tornare indietro. Nel 1900 fino al 1935, 27 cordate, le più forti cordate europee, tedeschi in primo piano, ma anche italiani, tentavano inutilmente, arrivati al traverso, rinunciavano. Nell'agosto del 1935 Riccardo Cassin, Vittorio Ratti e gli altri ragazzi del Manipolo Rocciatori di Lecco finiscono le vacanze che sempre facevano in montagna e tornano a casa. Quando tornano a Lecco scoprono che una cordata tedesca di due tedeschi, Hans Intermeyer e Sepp Meindl, sono ai piedi della parete nord della ovest di Lavaredo perché vogliono tentarla. Per cui Cassin e Ratti vengono la sera tardi del giorno prima, verso la fine di agosto, al buio per vedere dov'è l'attacco, perché loro non lo sapevano, e ritornano poi il giorno successivo. Passando sopra la tenda dei tedeschi, cominciano a salire. Quando i tedeschi si svegliano, vedono che la cordata italiana è già parecchio su. Corrono per cercare di raggiungerli, quando arrivano alla base della parete capiscono che ormai o anche questi torneranno indietro o altrimenti la parete è persa. Quando scendono dalla via normale, in fondo ci sono i tedeschi e l'amico Lecchese che li fotografano tutti insieme. E la guerra porterà via metà della fotografia. Meindl morirà attraversando un fiume in Russia mitragliato dai soldati dell'Armata Rossa e Vittorio Ratti morirà durante la liberazione di Lecco come partigiano. Riccardo Cassin è l'uomo che ha fatto la storia dell'alpinismo moderno. È sempre stato un uomo aperto e curioso e crediamo avrebbe guardato con simpatia anche una disciplina recente come il free climbing su parete artificiale. Si difese dicendo alla gente: voi non capite niente, sono appoggiato ad un muro da sempre, se mi stacco la terra mi farà male, era evidente che si era perduto e che niente lo aiutava, voleva solo un amico muto. Stai bene, non farti male.